Salve, oggi vado ad esaurire con questo commento i primi 12 articoli della legge 24 novembre 1981, numero 689, che ha introdotto i principi di modifica del sistema penale. Abbiamo già parlato, abbiamo detto che sostanzialmente è una legge che è andata non tanto a depenalizzare, ma a creare un vero e proprio sistema della depenalizzazione, come dobbiamo applicare le sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali, posto che, questo credo che sia la sottolineatura che va fatta, posto che affinché si possa distinguere ciò che costituisce un reato da ciò che costituisce invece un illecito amministrativo, è l'autorità a cui fare riferimento in caso di giudizio sul fatto. Quindi da un lato avremo l'autorità giudiziaria, dall'altro avremo l'autorità amministrativa. Nel campo penale c'è un'autorità giudiziaria, nel campo amministrativo c'è un'autorità amministrativa. Detto questo, abbiamo parlato di vari aspetti che sostanzialmente riflettono il sistema penale, il codice penale, quello che è già previsto nel codice penale, al quale aggiungiamo una novità che è proprio quella della reiterazione, che novità in senso formale, perché nella sostanza la reiterazione come recidiva è già presente nel codice penale, quindi come ripetizione di un fatto che costituisce illecito, ma non era prevista nella legge 689-81, almeno fin dal suo inizio. Poi è stata introdotta come novella giuridica. Prima però di arrivare a questo, volevo fare una breve sponsorizzazione, non tanto di un prodotto commerciale quanto di un'associazione, che è l'Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, della quale sono consigliere nazionale, sono onorato di esserlo. E ecco, in quest'ottica, in questa posizione, ma soprattutto come testimone del grande impegno che metto non tanto io, ma gli altri, in primis mio presidente nazionale e altri soggetti che a vario titolo si interessano di sicurezza stradale e ottengono anche risultati sulla sicurezza stradale e non solo, perché da qualche anno è stata anche fatta la Fondazione Sicurezza Urbana, quindi due elementi che nella vita di tutti i giorni sono importanti. Ebbene, sono qui anche a sponsorizzare questa associazione affinché le persone che mi ascoltano in qualche modo vadano a contribuire, a versare una quota associativa affinché questa associazione non vada a finire, perché gli obiettivi sociali sono obiettivi importanti, direi importantissimi. Direi che l'associazione è in prima linea, l'ASAPS è sicuramente tra le associazioni che ha ottenuto il maggior numero di risultati, da ultimo, ma non ultimo, è quello sull'omicidio stradale. Detto questo, come purtroppo spesso succede oggi nel campo anche associativo, l'associazione, per accattivarsi, diciamo, del consenso, cerca anche di offrire dei prodotti. Io normalmente in questi commenti faccio riferimento al portale normativa come fonte di ricerca delle norme. In questo caso oggi vi vorrei presentare brevemente un prodotto che è la Tribuna Plus, che è stato fatto specificatamente per le forze di polizia. È un insieme di disposizioni di legge relativamente alle quali sono interessati sostanzialmente le forze di polizia. Questo prodotto, come tanti altri prodotti, viene offerto gratuitamente, nel senso fa parte del pacchetto di associazione dell'ASAPS, quindi l'ASAPS lo offre come gadget, una plus, come quest'anno il prontuario, l'app, il prontuario al codice della strada, l'assicurazione contro gli infortuni di qualsiasi tipo, l'assicurazione come assistenza legale da sinistro stradale. Tutte queste cose sono dentro il pacchetto. Ci tengo a sottolinearlo, ci tengo a dirlo, ma anche la sottolineatura più importante, a cercare di invogliarvi come persone sensibili al tema della sicurezza stradale e della sicurezza urbana ad iscrivervi all'associazione. Sicuramente contribuirete, darete consenso in senso proprio pieno del termine all'associazione,
situazione porterà con sé, spenderà, è spendibile, porta con sé la volontà di tanti iscritti quando va a trattare con il governo, con le prefetture, con tutti gli organi, insomma, più importanti sul territorio, istituzioni pubbliche. Dall'altro lato, chi sottoscrive la quota associativa non solo raggiunge tramite l'ASAPS un preciso obiettivo sociale, ma ottiene anche dei benefici che vi invito ad andare a visitare sul sito www.asaps.it. Detto questo, entro subito nel merito della questione e lo faccio scorrendo, ecco, la pagina questa è la pagina della tribuna, come vedete come è organizzata, questo per farvi capire questo prodotto come è fatto. In questo caso ho cercato la legge 24 novembre 1981, numero 689, vedete c'è un cappello di tutte le materie che va, delle quali si occupa, dopodiché ci sono gli articoli di dettaglio ai quali ciascuno va a seconda delle esigenze. Io per quello che mi riguarda sono andato appunto all'articolo 8 bis. Perché all'articolo 8 bis? Perché è nata una discussione accademica, in realtà è nata da una discussione operativa, circa la possibilità per un comune di applicare le sanzioni amministrative accessorie. Io ho sposato, sono sempre stato convinto fino a pochi giorni fa del fatto che il comune potesse anche applicare le sanzioni accessorie, dopodiché, grazie a questo confronto, perché secondo me il confronto aiuta sempre, perché la legge va comunque interpretata, ma va interpretata in maniera corretta, sono arrivato alla determinazione che effettivamente, anche secondo me, il comune non può applicare sanzioni amministrative accessorie. Un po' a grandi linee, in maniera abbozzata, con questo metodo un po' così spartano, vorrei condividere con chi è interessato all'argomento. Parto però subito da quello che è previsto dall'articolo 11 della legge 689. Purtroppo non si vede perché è una questione di formattazione del video, ancora non sono diventato così esperto. In ogni caso, cosa dice l'articolo 11 della legge 689? Lo leggo testualmente. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, del resto l'abbiamo già letto comunque, nel precedente commento. Quindi, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, parliamo quindi limiti pecuniari, somma di denaro, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, quindi sottolineo questo aspetto, facoltative, sia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente, e abbiamo parlato, insomma, quei criteri che abbiamo già visto precedentemente, mediante i quali l'autorità decide se applicare una sanzione di una misura piuttosto che un'altra, in ragione della gravità, della capacità contributiva, di tutte delle misure adottate per risolvere una determinata situazione che ha causato la consumazione dell'illecito amministrativo. Ma quello che mi ha colpito, leggendo e rileggendo questo articolo 11, è l'esistenza di queste sanzioni accessorie facoltative. Quindi l'autorità può applicare anche delle sanzioni accessorie facoltative. Quasi a dire, in contrapposizione con le sanzioni accessorie propriamente detto, che si applicano di diritto, lo vedremo quando andando avanti nel commento della 689 arriveremo all'articolo 20. Quindi, ponendo le une con le altre, le sanzioni amministrative accessorie facoltative, quelle a cui fa riferimento l'articolo 11, e le sanzioni amministrative accessorie, classico, articolo 20 della 689, mi sono detto, beh, allora a questo punto il comune da una parte, il comune, l'amministrazione, insomma, che in quel momento vuole applicare una sanzione amministrativa accessoria diversa dalla pecuniaria, che accede, lo dice la parola, alla sanzione principale, può anche farlo, purché ci sia una prima violazione, dopodiché ne conseguono altre e quindi delle conseguenze più gravi. Proprio perché il ragionamento che facevo io era: se esiste un articolo 20 dove sono previste delle sanzioni accessorie che si applicano di diritto, cioè se commetti questo fatto ne consegue subito e non posso farne a meno, vuol dire anche che dall'altro lato l'articolo 11 mi prevede delle sanzioni facoltative, quindi è facoltà dell'ente applicarle. Quindi, sulla base di questo presupposto, ritenevo che l'amministrazione, un'amministrazione comune, provincia, quella che sia, può anche applicare delle sanzioni di diverso contenuto rispetto a quello pecuniario.
Per farci un esempio, la sanzione amministrativa accessoria, comune più a tutti, della rimozione consegue al fatto che venga accertata una violazione di divieto di sosta dove è prevista la rimozione, quindi di un veicolo che intralcia la circolazione. Si applica di diritto, non è che poi la polizia stradale la può applicare o non la può applicare, la deve applicare. La deve applicare naturalmente se esistono delle condizioni anche di fatto oggettive. Quelle volte che la polizia stradale non la applica non è perché va in omissione, ma perché ci sono situazioni contingenti che non consentono materialmente, operativamente, di poter applicare quel tipo di sanzione. Sanzione quindi amministrativa accessoria che applico di diritto. In altri casi, come ad esempio nel codice del commercio, abbiamo delle sanzioni amministrative accessorie, quali la confisca, il sequestro delle merci e delle attrezzature del commerciante su area pubblica che abusivamente pone in vendita le proprie merci. Anche in questo caso è direttamente il codice del commercio che prevede che la sanzione amministrativa accessoria si applichi, quindi si applica di diritto, proprio per interrompere quell'attività, ma per confiscare la merce posta sotto il vincolo del sequestro. Ma nello stesso codice del commercio prevede anche delle sanzioni amministrative che possono essere applicate dal comune in determinate circostanze. Quelle sono le sanzioni amministrative accessorie facoltative che prevede la legge regionale. Ma il punto interrogativo resta, e cioè qual è il punto interrogativo? Ma al di là di questi casi, nelle sanzioni amministrative accessorie facoltative, posso far ricomprendere anche delle misure particolari che un comune, ad esempio, adotta in conseguenza di un certo tipo di comportamento? Questa era la domanda alla quale in prima battuta, ripeto, io avevo dato un certo tipo di risposta secondo una lettura troppo chiusa dell'articolo 11. Quando parlerò in un altro video dell'interpretazione della legge, vedremo anche che nell'interpretare le leggi bisogna utilizzare dei sistemi ermeneutici, dei metodi per cui dobbiamo ricavare una norma dal contenuto delle leggi, cose che probabilmente, lo dico con molta umiltà, non ho fatto, ma grazie al confronto dialettico e grazie anche a questi video, soprattutto alla speranza che qualcun altro partecipi a questi confronti, si possa crescere tutti assieme da un punto di vista intellettuale e quindi anche giuridico. E allora, per rispondere in maniera più corretta alla domanda iniziale, a quella che ho fatto, quindi sulla facoltatività dell'applicazione delle sanzioni accessorie da parte di un ente come può essere un comune, vado a leggere meglio l'articolo 8 bis che parla della reiterazione. Quindi cosa vuol dire reiterare un fatto? Vuol dire commettere lo stesso fatto più volte. Il nostro bambino che utilizzo spesso, che ho utilizzato nell'esempio dello spirito delle leggi, è un bambino particolarmente vivace che commette più volte la stessa violazione o qualcosa di simile nel tempo. Lo può fare in forma patologica, nel senso proprio perché ha una sua natura di vuol fare un dispetto, ma lo vuol fare con gusto, lo vuol fare in modo tale proprio da mandarti fuori, no? I genitori o i tutori o coloro, i maestri, i professori, coloro che sono deputati a educarlo. Oppure lo può fare perché è particolarmente distratto, quindi un po' non lo fa con una precisa volontà. Succede perché accadono delle circostanze. Beh, il comportamento dell'educatore cambia da situazione a situazione. Se c'è un comportamento patologico, è chiaro che bisogna utilizzare una forma di educazione più mirata che non quella rispetto a qualcuno, a un bambino che non commette delle marachelle volendole commettere. Questo è il concetto, la banalizzazione della reiterazione. Ma vediamo invece nell'atto concreto il legislatore come va a postulare questo fatto. E quindi il primo comma recita: salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, quindi possono esistere intanto delle disposizioni speciali. Disposizione speciale, ne abbiamo parlato nel precedente commento, articolo 9, la disposizione speciale si applica rispetto alla disposizione generale. E la disposizione speciale è quella disposizione che contiene tutti i requisiti di altra o altre disposizioni, ma è più aggiunge qualche cosa in più. Quella specialità che appunto la rende speciale. Quindi, se esiste una disposizione di legge speciale che prevede sanzioni, prevede forme di reiterazione diversa, si applicherà quella sanzione speciale. Diversamente, il principio è che nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Ma si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Parto dall'ultimo esempio. Se il bambino commette più violazioni, cioè più marachelle, però con scopo capziose, della stessa indole, ma della volontà soprattutto di ledere, di far del male, quindi patologiche, ma il genitore se ne accorge, il tutore, il maestro, il professore se ne accorge dopo un po' di tempo. Non è che siccome sono passati, beh, vabbè, non l'ho fatto in tempo, no. La reiterazione, cioè il comportamento che mi porta a controllare in maniera particolare quel soggetto, c'è anche in quel caso lì. Quindi non è siccome nel caso specifico, siccome nei 5 anni non sono riuscito a esaurire tutto l'iter che va a individuare la reiterazione, per causa mia, per causa di terzi, comunque non ci sono riuscito. Beh, allora va tutto e tarallucce il vino? No, che se questa avviene anche in maniera accertata con un unico provvedimento, anche in quel caso si ha reiterazione, perché di fatto il comportamento si è reiterato nel tempo. Quindi la reiterazione come fenomeno, dal punto di vista fenomenologico, è quello che descrive il comma primo. Il comma secondo è una conseguenza. Se non sono riuscito ad accettare da un punto di vista fenomenologico la reiterazione, beh, lo posso fare con un unico provvedimento, nel momento in cui mi rendo conto che c'è stata la reiterazione. Ma che cos'è questa reiterazione? Questa è la cosa importante. È il comportamento che ha determinato un illecito amministrativo che nei 5 anni rispetto al primo si è ripetuto almeno una volta. Perché questo sta a dimostrare che c'è un certo tipo di atteggiamento. Però quel primo comportamento, si badi bene, non è legato a un comportamento genericamente inteso, ma deve essere un comportamento che un'autorità ha giudicato grave, talmente grave da essere sanzionato. Torno a dire, ho già detto nel commento precedente, gli atti di accertamento degli organi di polizia locale dello Stato restano atti di accertamento. Noi descriviamo dei fatti, quando facciamo il verbale non facciamo altro che descrivere dei fatti, fatti più o meno circostanziati, anzi sarebbe bene che fossero circostanziati anche ai fini proprio della reiterazione, della valutazione sulla reiterazione. Sono fatti di percezione sensoriale, io vedo, ascolto, sento, tocco, annuso. Questi fatti li posso descrivere come avvenuti oggettivamente, nella loro oggettività, non sono deduzioni. Quindi, se io vedo un telelaser che mi indica una certa velocità, quella io vedo e quella io dichiaro. Io ho visto sul display del verbale che lo strumento segnalava una certa velocità. Quello è un fatto oggettivo. Poi si potrà entrare nel merito se lo strumento funzionava, ma oggettivamente la velocità rilevata era di 100 km all'ora. Quindi 142, a seconda della tipologia di commi da applicare, si applica. Ma se io applico un 141 sul presupposto che secondo me un veicolo non andava a una velocità moderata, beh, questa è una valutazione tutta da non è fede privilegiata, è una deduzione che devo dimostrare, devo convincere il giudice, che è terzo rispetto alle parti, sia rispetto al pubblico ufficiale, sia rispetto al trasgressore. Quindi, ai fini della reiterazione, che è un giudizio su un comportamento, questo è importante, giudizio su di un comportamento, l'autorità che deve giudicare quel comportamento non può limitarsi ad accettare supinamente quello che viene descritto dal pubblico ufficiale, se non ha fatto prima un accertamento di verosimiglianza, se non ha stabilito un provvedimento divenuto esecutivo, quindi titolo esecutivo, che effettivamente a quella situazione accertata dalla polizia corrisponde la violazione di una norma, di una disposizione di legge. Quindi, tornando alla definizione, bisogna che quella prima violazione sia diventata titolo esecutivo. Come fa a diventare titolo esecutivo? C'è stato un verbale di accertamento, non c'è stato ricorso, oppure c'è stato ricorso, ma l'autorità amministrativa ha emesso ordinanza ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione nessuno si è opposto, c'è la possibilità di opporsi all'autorità giurisdizionale, nessuno si è opposto, quindi decorsi 30 giorni è diventata titolo esecutivo, oppure si è opposto ma l'autorità giurisdizionale gli ha dato picche, quindi ha sbagliato in tutte le sedi e è divenuto titolo esecutivo. Da quel momento
passano 5 anni. Se in questi 5 anni viene commessa una o più violazioni, la seconda violazione è reiterata. Andiamo a vedere il secondo comma. Scusate, ma ecco, nella ripresa della discussione ho abbandonato a se stesso la parte testuale del comma che state vedendo adesso. Quindi, passando al secondo comma, si considerano della stessa indole, perché noi dobbiamo considerare violazioni reiterate che si sono ripetute, siamo d'accordo, prevede la legge, ma devono essere della stessa indole, della stessa natura, in certo modo. Quindi si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle disposizioni diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono, per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Quindi posso commettere violazioni dello stesso tipo, proprio le stesse, ma potrebbero essere anche simili. Io sono abituato a passare sempre con rosso. In quei 5 anni ho 3, 4, 5 violazioni dove sono passato con il rosso. Se le fa un fotored, beh, quello è un dato oggettivo. Se è passato, punto, non c'è circostanza. Non si va a descrivere perché si è passato. Un conto è quando si ferma sulla strada. Perché se l'hai passato con rosso? Rilascerà delle dichiarazioni. Ci sarà una descrizione del pubblico ufficiale di come è avvenuta quella violazione. La descrizione, a mio modo di vedere, da prontuario, sarebbe opportuno lasciarla a prontuario. È un po' come il Bignami quando si andava a scuola, per quelli della mia generazione. Non so se oggi ci sono sempre i Bignami. Aiutano, ma nel momento in cui accettiamo un fatto che costituisce illecito, il prontuario, tipo l'app che offre appunto l'ASAPS ai propri sostenitori, ci aiuta per andare a cercare la norma, per darci una descrizione di massima, ma poi noi dobbiamo circostanziare il caso specifico. Non tutti i casi sono uguali. Non tutti quelli che passano con il rosso passano allo stesso modo. Ci può essere quello che ha preso dalla fretta per un motivo X, non giustifica in quel momento. Ma magari in una fase successiva l'autorità potrebbe avere una valutazione diversa. Quindi, nel fare questi verbali, noi possiamo anche stabilire dei criteri. Perché questi criteri sono importanti? Perché, come vedremo, possono dare o non dare effetto alle sanzioni che conseguono alla reiterazione. L'autorità comunque deve farsi una propria opinione sul comportamento se appartiene, se è un comportamento che denota la stessa indole. È uno che commette le violazioni perché se ne può fregare di meno, oppure è uno distratto, oppure è uno che in queste circostanze è stato preso da un raptus, ad esempio. Questo magari lo sappiamo già, però è opportuno anche conoscere certi fenomeni che avvengono nell'ambito del nostro vivere. È stato dimostrato clinicamente che buona parte di quelli che sfrecciano sulle corsie d'emergenza in autostrada non è che lo fanno per passare avanti agli altri, come viene istintivamente da pensare, ma molto più spesso buona parte di questi soggetti sono soggetti che quando sono incolonnati in autostrada sono presi dal panico. Quindi il panico è una bestia tremenda, per uscire fuori da questo tunnel prendono la corsia d'emergenza e scappano. C'è un'indole particolarmente malvagia in questo comportamento? No, purtroppo c'è un'indole particolarmente debole e qui giudicherà l'autorità ovviamente del perché e del per come, ma in base a quelle circostanze che solo la polizia stradale con un accertamento fatto bene può fare evidenziare. Per quanto riguarda la reiterazione, ecco, c'è una differenza che riguarda la specificità. La reiterazione specifica se è violata la medesima disposizione. Quindi in questo caso la reiterazione è pertinente la stessa disposizione. Quindi questo commette sempre la stessa violazione, quindi è una reiterazione specifica. La violazione è sempre proprio quella, non c'è qualcosa di simile. Ora, proseguendo avanti, però purtroppo mi rendo conto ancora una volta che non ho molta dimestichezza col prodotto e quindi la parte testuale arriva fino a qui, dopodiché mi devo fermare e quindi dovrete avere la pazienza di ascoltarmi più che di leggermi, altrimenti vi prendete l'articolo 8 bis sul cellulare, magari andate a cercare e ve lo leggete insieme con me. Quindi
Stabilito che la reiterazione è specifica se, la violazione, se si tratta della violazione della medesima disposizione, quindi passo sistematicamente con il semaforo rosso, è sempre quella. Il comma successivo dice: le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati o riconducibili a una programmazione unitaria. È ovvio che se io nella stessa giornata in cui sto andando all'ospedale perché ho un'emergenza, che non giustifica, si va di bene, questo non lo sto dicendo come causa di estinzione, potrebbe anche, perché uno dice chiami l'ambulanza, ma io sto andando all'ospedale perché ho un mio amico, un mio parente, una mia congiunta che versa in una situazione drammatica, sono preso dalla fretta e vado là. È uno stato di necessità? No, perché non, anzi, mette a repentaglio la vita degli altri, non è che salvo la vita degli altri, correndo. Neppure quella di quella che è all'ospedale, quindi non esiste uno stato di necessità. Talvolta uno dice: ma io l'ho preso perché mi hanno chiamato che mia moglie partoriva, mi hanno chiamato perché stava morendo qualcuno. Dal punto di vista giuridico, non è uno stato di necessità. Sicuramente viene alterata l'elemento soggettivo, il dolo, non c'è una volontà specifica, ma no, questa va dimostrato se proprio è stata annullata la capacità di intendere, di affinché decada la sanzione amministrativa. Ma ai fini della reiterazione ha la sua importanza invece, perché se io sono preso in un certo stato psicofisico, quindi tipo quello che corre sulla corsia d'emergenza, piuttosto che quello che corre e passa tutti i semafori rossi per arrivare prima all'ospedale, è chiaro che quel comportamento non è un comportamento che ha avuto un inizio, una fine, poi è ripreso e poi è terminato e poi è ripreso e terminato. No, c'era una programmazione unitaria, conscia o inconscia che sia, quindi appartiene tutta alla medesima storia. Quindi in quel caso non può essere una violazione reiterata, ma una violazione che è riconducibile ad una programmazione unitaria. Tanto che ci fosse la coscienza di commetterla, tanto che non ci fosse questa coscienza. E quindi in quel caso l'autorità, non noi, quindi noi contesteremo cinque verbali, noi trasmetteremo in caso di ricorso, in caso di. Nel momento, nelle fasi in cui il procedimento sanzionatorio andrà avanti, lo vedremo meglio nei prossimi commenti. Noi manderemo tutto all'autorità. L'autorità si farà una propria valutazione sulla reiterazione. Ma se noi non andiamo a circostanziare certi fenomeni, magari l'autorità non può farsi queste opinioni. Oh, il punto centrale è che la reiterazione, comma successivo, determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento a misura ridotta. Quindi prendiamo l'ultima parte di questo comma. Essa non opera nel caso di pagamento a misura ridotta. Il pagamento a misura ridotta, come vedremo sul modello penalistico, è l'oblazione, concilia. Nel momento in cui il cittadino paga la sanzione, ne commette un'altra, paga la sanzione, ogni volta estingue la violazione. Questo è un criterio che si è dato al legislatore. D'altronde il legislatore risolve dei conflitti, li risolve fino a un certo punto, cerca di stabilire delle regole, ma anche le sue regole sono regole che non possono essere perfette. Quindi si è dovuto dare una regola, e la regola è che se paghi estingui la violazione. Quindi non c'è reiterazione. L'altro aspetto è che la reiterazione, quindi quel comportamento particolarmente inosservante di violazioni e che determina che va a individuare una certa gravità del soggetto, determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. La legge, ecco il punto dove la discussione si interrompeva, la chiave di lettura. Io ero dell'avviso che in base all'articolo 11 della 689, un'amministrazione che dovesse risolvere un problema che localmente si andava a verificare, potesse applicare, oltre che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge in generale, nel caso specifico il comune poteva applicare l'articolo 7 o 7 bis, a seconda che fosse un regolamento o un'ordinanza, applicare una sanzione da 25 a 500 euro, ma poi, la volta successiva, doveva rifare la stessa sanzione. Talvolta sono sanzioni talmente irrisorie, magari il doppio del minimo, 50 euro, da non avere una vera e propria significativo effetto di deterrenza. Allora dice l'amministrazione: beh, allora, siccome ci sono le sanzioni amministrative accessorie facoltative, accertate una prima violazione, dirò che dopo quella violazione facciamo questo tipo di misura, sospendiamo l'attività.
un'attività, riduciamo un orario. Applichiamo qualcosa che non sia una sanzione amministrativa pecuniaria. Di questo ero convinto. Se non che, leggendo e rileggendo, e quindi finalmente l'articolo 8 bis, questo comma specifico, la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce, mio malgrado ho dovuto dare ragione da ultimo al dottor Chiarelli. Perché è la legge che stabilisce che cosa consegue nella reiterazione. Il comportamento di quello che non rispetta l'ordinanza del sindaco, se continua a non rispettarla, va a configurare una reiterazione, la si chiami come si vuole, è una reiterazione. Quindi se si configura una reiterazione per la legge 689 bisogna applicare gli effetti, bisogna prevedere gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Un'ordinanza, un regolamento dell'ente non sono leggi, sono regolamenti, sono atti amministrativi. Una legge regionale potrebbe prevedere delle sanzioni amministrative accessorie, facoltative o non facoltative, nei termini che abbiamo già detto, quando è che sono accessori che si applicano a diritto e quando non sono accessori che non si applicano diritto. Ma un'ordinanza e un regolamento del comune non possono prevedere effetti diversi dall'unico che prevede la legge nazionale, testo unico antilocali, decreto legislativo 267 del 2000. L'articolo 7 e 7 bis prevede che l'inosservanza alle ordinanze e ai regolamenti del comune è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Punto e basta. Non è previsto altro. Quindi, se te tutti i giorni commetti quella violazione, stai reiterando quella violazione, io ti applico la sanzione pecuniaria. Ma non posso applicarti un qualcosa di diverso da quello che prevede la legge. La legge va in soccorso ai comuni, stabilendo che i comuni possono discostarsi dal contenuto dell'articolo 16, lo vedremo meglio quando andremo a commentarlo. Possono discostarsi nel senso che possono prevedere sanzioni in misura ridotta che escano fuori da quel meccanismo del doppio del minimo o un terzo del massimo, appunto previsto dalla 689. Quindi una sanzione in misura ridotta più grave di quella generale prevista dalla. Detto questo, non possono fare altro. E quindi sono arrivato alla conclusione anch'io che devo accettare, insomma, contento, nel senso che ho capito, ho interpretato, ho condiviso il punto di vista di chi in qualche modo ha provato a spiegarmi questa circostanza. Poi la disposizione continua, ma ecco, diciamo che sono aspetti più marginali, gli effetti conseguenti alla reiterazione, le leggo così tanto per arrivare a conclusione, possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. È chiaro che i provvedimenti devono essere definitivi, finché non c'è nulla di definitivo non si decide niente. La sospensione è sempre disposta dall'autorità amministrativa competente o in caso di opposizione dal giudice quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. Naturalmente, nel momento in cui si dovesse verificare un annullamento del titolo esecutivo, è chiaro che decade anche l'effetto della reiterazione. Tra l'altro, leggendo quest'ultimo comma, ecco, lo dico in maniera molto spontanea, molto, magari Chiarelli in un prossimo video lo chiarisce a tutti o se vuole me lo chiarisce a me, poi io ve lo ripresento. L'ultimo comma mi fa riflettere, gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. In dottrina il provvedimento definitivo si dice che è quello che il titolo esecutivo è l'ordinanza aggiunzione non opposta, perché se dovesse andare davanti al giudice di pace bisogna aspettare che il giudice di pace si pronunci. Da come è scritto questo ultimo comma, a questo punto mi viene un dubbio. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. Chi è che lo annulla? Quindi nel momento in cui sembra quasi quindi che è il titolo esecutivo, è l'ordinanza aggiunzione che fa titolo
per valutare la reiterazione. Da quel momento inizia nei 5 anni, se poi nel frattempo quel titolo esecutivo viene annullato, questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura. È chiaro che questa valutazione, questa interpretazione compete non tanto all'organo dell'accertamento. Dal mio punto di vista, che sono organo dell'accertamento, queste parti finali della disposizione mi interessano marginalmente, se non a livello accademico. Però è chiaro che se io oggi accerto una violazione nei termini di legge, viene emessa un'ordinanza di ingiunzione e dopo quell'ordinanza di ingiunzione avviene un'altra violazione, intanto il giudice di pace, poniamo il caso che era stato investito del compito di valutare la correttezza dell'ordinanza di ingiunzione, non si pronuncia nel merito ancora, io come devo considerare l'ordinanza di ingiunzione? Titolo esecutivo o devo attendere la decisione del giudice? Nella lettura odierna mi viene questo dubbio, che possa già essere considerato come titolo esecutivo, anche se il giudice non si è espresso, e nel momento in cui si andrà ad esprimere, se sono stati maturati gli effetti della reiterazione, questi cessano di diritto. Però, dandogli capito una lettura di questo tipo, è chiaro che, vista come funziona la giustizia italiana, ci sta che dopo un certo periodo di tempo un giudice di pace annulla un'ordinanza di ingiunzione e di fatto gli effetti della reiterazione sono stati prodotti, magari anche con un danno economico, e beh, allora a quel punto lì come facciamo a tornare indietro? Allora ecco che l'interpretazione più corretta mi sembrerebbe quella di dire: di fronte a un'ordinanza di ingiunzione dobbiamo aspettare che si pronunci il competente giudice. Però ho aperto, direi che mi sono chiarito su un determinato aspetto che non riguarda la mia competenza, ripeto, accademico, ma introduco un altro aspetto che riguarda l'autorità amministrativa, o per meglio dire l'autorità che in certi casi deve applicare gli effetti della reiterazione, o quantomeno valutare se esiste la reiterazione affinché si possano applicare quegli effetti. Grazie.